Non ti scordar di me è una coproduzione Media Web Channel e San Giuliano, orgoglio di Sardegna. Non ti scordar di me, sesta puntata. La scrittrice Marisa Brugna. Il commerciante Emiliano Piras. Consorzio del Porto, presidente Lega Navale Italiana, Franco Carossino. Il dermatologo Giampaolo Spano. La poesia, Carmelita Zedda. San Giuliano, orgoglio di Sardegna. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita, immagina, condividi e vivi. Anche in Sardegna, in tutte le province. Supermercati Vivo, vicini alla gente e Vivo Mio, la bottega del fresco. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Pane è la più gentile e la più accogliente delle parole. Scrivetela sempre con la maiuscola, come il vostro nome. Carmelo Oggiano e Delicious. Brugna da Orsera. Memoria negata, crescere in un centro di raccolta profughi per esuli giuliani. Ed esordisce con un è partito con due valigie, lì dentro c'è una casa intera. Esule istriana, questo lo dico con fierezza, ormai sarda di adozione, algherese di adozione, però è sempre la mia matrice, le mie origini sono ancora là, a Orsera. Sono venuta via che avevo 6 anni e 2 mesi e appunto papà aveva portato via per partire per l'esilio, un esilio che avremmo vissuto nella madrepatria senza andare molto lontano. Avremmo preso proprio una barca, un peschereccio e saremmo arrivati a Trieste, cioè nella madre patria. Due valigie papà le aveva fatte di legno, verdi. Di legno, erano verdi, colore verde, e col legno che era avanzato quando aveva imballato i mobili all'attimo dell'opzione nel 48-49, aveva ricevuto 3 etti di chiodi come tutti gli istriani, i fiumani, i dalmati, coloro che avevano scelto di andare via, 3 etti di chiodi con cui imballare il proprio mobilio che sarebbe partito per Trieste e poi ci avrebbe raggiunto. All'attimo. Dove? Non si sa, non si sapeva, all'attimo non si sapeva. Sì, però si è arrivati poi alla fine. Io partivo contenta, era un'avventura, tutti erano andati in Italia, le amiche erano andate in Italia, il paese era quasi svuotato, c'era tanta gente nuova che magari mi cacciava via questa piccola curiosa che sempre un piccolo maschiaccio io. E allora anche noi andavamo in Italia, quindi contenti. Però sì, la tristezza di mamma e papà su quella barca colpì anche me, però salutai frettolosamente la nonna triste, che molto triste, nonna Maria, che rimaneva lì. Però io andavo in Italia, ero felice, e poi arrivate a Trieste, sì, pensai che avrei vissuto come una principessa, perché palazzi, tutto era grande, ecco, mi aveva colpito la grandezza, l'immensità, oltre che la bellezza.
le strade larghissime, poi gli auti, le macchine, attraversare una strada, questa piazza immensa, cancelli, tutto, finestre, tutto era grande, tutto era bello, ma non fu bello. Si partiva con tristezza. La sera mi ritrovai nel silos, una sorta di stalla, di camerone immenso dove appunto arrivavamo noi esuli, noi profughi con i nostri fagotti, le nostre valigie, poi chi aveva un carattel di vino, chi aveva un prosciutto, ognuno aveva portato qualcosa con sé. E lì c'è la disperazione di papà, però me la confiderà da grande, quando io inizio a sentire le mie radici, che per anni ho e a scoprire un po' la vera verità. Chiederò perché fosse rimasto fermo anziché aiutare la mamma a trasportare i cavalletti, erano di ferro, erano pesanti, le tavole, e lui era fermo lì, immobile. Sì. Movemmo se che il sol magna le ore, questo era il motto di papà. Bisognava lavorare finché c'era luce, anche un gran lavoratore per tenere tutti lì, lì immobile. E da grande appunto mi confiderà che era proprio la disperazione più nera, non aveva niente, avrebbe voluto avere dei soldi. Per che cosa? Per comprare una rivoltella e far fuori le due figlie, e la moglie e se stesso. Gli avevano detto che gli italiani non ci volevano, eravamo considerati fascisti per il fatto che non ci eravamo assoggettati al paradiso prospettato da Tito, e non volevano che attraccasse la nave toscana a Venezia, a Bologna. Non era stato offerto il latte ai bambini, anzi a spregio, avevano versato sui binari e ci avrebbero smistato in 109 campi profughi. Si parlava della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, cioè terre lontanissime dall'Istria. Papà, quando è venuto via, nella sua ingenuità politica, lui stava sempre in campagna. Lui pensava a lavorare. Mamma diceva, slungavo il piede alle 3 di notte, lui non era mai. E tornava sempre al buio. Perché finché c'era un lumicino, lui lavorava. Senta, e poi saliva sul carretto tirato da due muli e arrivava a casa. Udine e Trieste erano i primi centri di accoglienza. Da lì si smistavano in questi centri profughi. Cos'erano? Chiese, caserme, scuole, tutto ciò che era libero, che aveva uno spazio, veniva utilizzato, magari se lo spazio era un po' più grande, si appendeva un filo robusto e poi altri fili, e lì si gettavano delle coperte e quello spazio ridotto diventava la tua stanza. E quindi noi venivamo mandati a Latina, 4 mesi trascorsero a Latina e lì prendi coscienza, anche se sei una bambina, prendi coscienza che è tutto cambiato, è tutto diverso, no? Ti piace lavare, ti bagni, non hai di che cambiarti, la mamma ti sgrida perché il sapone è un bene prezioso. Bisogna essere puliti, non dobbiamo ostentare questa povertà, ci dà rabbia essere caduti in questa, sempre con dignità, in questa povertà, non la ostentiamo per avere di più, ci dà rabbia metterci in fila con un barattolo, con una gammella, avere il cibo, ci dà rabbia vivere e sentire magari le imprecazioni, sentire il tossire, sentire vivere nella promiscuità, cioè avevi la tua casa. Non c'era intimità. E anche tra i nostri ci sono persone più educate, persone magari un tantino invadenti. Tra l'altro a Latina le pareti erano fatte di tendoni, tipo circo. E poi se tu avanzavi un po' occupavi lo spazio del vicino, dell'altro. E quindi però Latina è molto significativa per me, perché io non vado ancora a scuola, ho perso un anno perché con Tito bisognava avere 7 anni, io avevo 6 anni e 2 mesi, qui arrivati in Italia a febbraio, marzo, l'anno è bello che è andato, c'è un'amichetta che va a scuola e legge,
quando il libro legge, e io vedo sul suo volto varie espressioni a seconda del contenuto della lettura. E allora capisco che è bella la lettura, ti apre un mondo nuovo, parla di cose che lì. E qui là nasce la sua passione vera. E allora vado dal papà, magari con un ritaglio di giornale, dico: papà, leggimi una storia. Mio papà sapeva tutto, mi incantava quando parlava. Ma va là, queste monade, non ho tempo, non sta fermo e perdere tempo. Era analfabeta. Però una cosa tremenda per me che mio papà avesse questo difetto, questa mancanza. Però quello è servito. E quello fa sì che io, ancora bambina, dica a me stessa: un giorno io diventerò maestra, per insegnare a tutti i bambini. E poi alla fine è diventata alla maestra. Fine, è vissuto ad Anela i primi anni. Sì, ad Anela, bellissimo. Ha iniziato a vivere ad Anela per fare la maestra. Bellissimo, sì. Capitata. E ha conosciuto anche suo marito. Anela è un'altra pietra miliare, prima di tutto. Ecco, però ai bambini di Anela io non ho insegnato a leggere, perché li ho presi in seconda. Però talmente bravi che li ho portati fino in quinta. Non ho chiesto il trasferimento, quindi da Maristella arrivare ad Anela significava viaggiare tutto il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio per rientrare. Ritorniamo indietro un attimo però sull'arrivo poi a Fertilia. Sì, vabbè. Dopo aver trascorso tutti questi anni da Latina, chiediamo noi di andare a Marina di Carrara e ci rimaniamo 10 anni per varie cose che non vanno bene a papà, una sorte avversa, promesse di lavoro dai parenti che erano a Milano. Si pensava di andare a Genova. E poi lui pensa di andare a Genova, uno che ha fatto sempre il contadino, andare a lavorare avanzato. E poi ha quasi 55 anni, cioè l'età della pensione, però lui ferma il cardinale Siri per strada, ferma il prefetto, lo mettono in guardiola, era disperato. E l'ancora di salvezza arriva dal mio padrino, il mio santolo, quello che mi ha battezzato, era stato in campo a Marina di Carrara, aveva accettato l'invito di venire a Fertilia, dove stava sorgendo questa città dei Giuliani. Questa comunità nuova. E lui torna a Marina di Carrara, perché? Perché lì è morta una figlia di tubercolosi. Perché dilaga la tubercolosi nel campo e porta via tanti giovani e anche la figlia di mio padrino. E lui torna dopo anni a portare un fiore sulla tomba di questa ragazza, vede mio padre e dice: ma dai, vieni in Sardegna. Era stato uno spauracchio la Sardegna per papà, non aveva accettato neanche prima, arrivavano le circolari che invogliavano a venire qui dove c'era stata la riforma agraria. Comunque, preso dalla disperazione, accetta. C'è questo podere che ha un nettaro quasi pietroso, però lui viene, si dà da fare, quindi riesce ad avere l'etero di Vermentino migliore da tutti, gli agronomi venivano. E insomma, nel luglio del 1959 Marisa Brugna sbarca finalmente in quest'isola in una giornata bella, gialla, piena di sole, di con l'erba, di luce, di luminosità. E poi qui inizia l'avventura della sua vita. Rinasce la sua vita, insomma. Il campo era come una sorta di prigionia, era un ghetto che ti limitava, c'era un reticolato, c'era un poliziotto alla guardia, al cancello. La Sardegna significa libertà, Fertilia, non ci sarà più reticolato, non ci sarà un poliziotto, parleremo tutti tranquilli, potranno venire tutti. Sì. E poi dopo alcuni mesi a casa a Maristella. E io ho già 17 anni e ho finalmente un bagno in cui posso chiudermi e proteggere la mia intimità. È Natale, io il giorno prima ho compiuto 17 anni, perché sono nata alla vigilia, il più bel regalo di quel Natale. Casa, camere, c'era un personaggio, era piccola, era deserta, però bastava. Ma c'era una casa, una casa lasciata lì, comprata da mio papà, Orsera, 5.000 lire, quindi la sua poi casa. C'era una persona,
insomma, indimenticata da tutti, Don Francesco da Pirano. È stato anche uno... perché mi ha battezzato Orsera, perché era parroco di Orsera prima di essere allontanato come anticomunista, e poi mi ha anche sposato a Fertiglia. Ci sono delle figure in questo racconto di Memoria Negata, delle persone come Emma, che è stata il pungolo giusto, se non ricordo. Sono in quinta e ho già un anno di preventorio a Cima Sappada, dove una direttrice particolarmente sadica e scatena questo desiderio di cattiveria, perché prende dei bambini come bersaglio, e quell'anno capito io, quindi però anche la violenza fisica, mi fa segare legna, taglio il dito, mi fa mangiare le lenticchie che ho già vomitato, praticamente mi ammalo di anoressia, perché scrivevo mamma vieni a prendermi, ma lei strappava le lettere, quindi la mamma non veniva. E poi c'è stato il tradimento di una persona anziana che amavo come un nonno, invece mi molestia, e papà è l'unico che lo denuncia, quindi subisco un processo, non abbiamo giustizia. E poi ecco che in quinta c'è da fare una scelta, c'è l'esame di ammissione. Non è come oggi, la scuola media è selettiva, bisogna andare 3 mesi a prendere lezioni private per ampliare la preparazione, che ovviamente è una scuola elementare. E aiuta a fare tutto questo percorso. È la figlia del padrone, in banco con me, quell'anno frequento fuori il campo, e lei è bella pacciocona, ha un bel grembiule nero lucido. Il mio è un nero stinto, perché viene offerto dalla Croce Rossa, anche là si vede la differenza. Emma sa, io a lei dico che ho questo sogno, e allora anche lei decide di diventare maestra. Lei può permettersi le lezioni private, quindi inizia, però ogni giorno che la maestra tanto io diventerò maestra e tu no, perché i bambini sanno essere cattivi. Però è quella cattiveria, quel volermi ferire, quel volermi sminuire, quell'arroganza della ricchezza, che fa sì che io abbia avuto una bella reazione. Capisca che mi viene negato un diritto solo perché sono profuga, solo perché vivo lì dentro, solo perché non abbiamo soldi, solo perché siamo andati via di casa, solo perché non possediamo più niente, è tutto. Ma invece è un'asinella, a me interessava solo sostenere l'esame, poi sarebbero stati gli altri a giudicare se. E lei è stata promossa a pieni voti? Figlia di papà, è mai stata bocciata. E lei, quando è andata a vedere i quadri, ricordo che il bidello, ci ho letto che il bidello... E io non capivo, diceva, dove devo andare a vedere? Ai voti di una figlia di papà. Sembrava che fossi raccomandata. Devo premettere che il papà di Emma è stato molto generoso, perché quando ho superato lo scritto c'era da preparare l'orale, ma non avevo il libro, e quindi mio papà, che lavorava, espletava dei lavori nei suoi poteri, è andato sotto la pioggia a chiedere questo libro, e lui generosamente e mi hanno proprio chiesto la biografia di un personaggio di cui si parlava in quel famoso libro. Ecco, è stato molto generoso il papà. C'è una figura di suo marito Vanni, col quale ha condiviso degli anni bellissimi. La nascita dei suoi figli, 3 figli bellissimi, e poi anche il tragico percorso, insomma, che allora Vanni... Io mi portavo ancora addosso il peso di questa profuganza, anche ad Anella parlavo molto con i bambini, ma ai primi tempi non uscivo neanche a ricreazione, ancora la paura di essere giudicata, di non sentirmi alla pari con gli altri, troppi anni, troppa reclusione, troppa ghettizzazione, troppi giudizi, anche lo sconcerto quando i professori ti chiedevano Brugna dove abiti, dovevano compilare il registro, dove abito,
centro profughi. Ero la più brava, però non avevano idea magari loro, quindi magari c'era qualche compagnetta che sorrideva, sì. Tutte cose che ti ferivano e ti riportavano alla tua diversità, sì. E all'ignoranza degli altri e alla rabbia che iniziava in me, adolescente, quando il papà diceva mi raccomando, devi avere buona creanza perché dobbiamo dimostrare che siamo brava gente. Sì. Noi dovevamo dimostrare a quelli che erano fuori che eravamo brava gente noi. Avevamo, cioè questi nostri genitori hanno dato un esempio di un amore sviscerale per l'identità, per ideali di giustizia, di libertà, una dignità che finalmente oggi viene riconosciuta. Ma mio papà non ha mai sentito la televisione parlare della nostra dignità, elogiare purtroppo. Poi lì, no, avrei voluto questo. Nel 98 ritorna in un viaggio in quei luoghi. Stiamo concludendo. Il primo viaggio è stato il percorso di questo libro. Perché trovo la mia casa sventrata, poi tutta una serie di negatività. E poi invece torno quando scrivevo il libro, decido di sospendere perché mi sento fiera di essere istriana, ma non conosco l'Istria. Però ho vissuto 6 anni, ma sempre nel mio paesello. Sono tornata nel 98, ma toccata e fuga perché era un viaggio organizzato. Invece ho bisogno di andare lì, di vivere, di fare il bagno nel mio mare, di conoscere l'Istria in lungo e in largo, di vedere i monumenti, i musei, chiacchierare, fare domande con chi è rimasto, come si sono trovati. E quindi faccio proprio la mia indagine, di 15 giorni mi trasferisco lì e poi riprendo il racconto. Quindi hai 9 mesi, il 25 agosto. E poi lo conclude. Concludo. Poi ovviamente con una bella cosa, scrive: in noi scorre il sangue, nel nostro sangue. I miei hanno sofferto. Questo papà che mi aveva insegnato a ballare il valzer fischiettando, in esilio non è riuscito, mi diceva, messo ferma qua, piccia mia. Quindi questo sangue istriano che c'ha nelle vene, che scorre dentro di me. Io ne sono impregnata, la Sardegna mi ha dato tutto, ma sono fiera di essere esulistriana perché porto con me una storia di non solo di sofferenza, di civiltà. Certo. Di civiltà. E che poi adesso si potrebbe concludere con questo. E voglio, e spero, e so con certezza, anzi, che i miei figli che hanno conosciuto i nonni, che li hanno amati, continueranno a sentire nelle vene questo. Quindi esorto proprio di cuore i mitra e bei fiori, perché Isabei per me, che noi si desmenti di avere anche sangue istriano nelle vene. Un ricordo che devono tenere vivo per sempre. Devono essere orgogliosi anche loro di avere sangue istriano nelle vene. Quindi c'è il detto che dice che una cosa vivrà finché vivrà l'ultima persona che la ricorda. Allora, raccontare, testimoniare, questo compito che abbiamo noi che siamo testimoni veramente, noi che abbiamo partecipato all'esodo. Io avevo 6 anni, ma ci sono stati 10 anni e 4 mesi di campo profughi, cioè un peccato di istrianità. Io avevo un peccato di istrianità e come tale sono stata trattata dall'Italia e dai miei connazionali per colpa della madre patria che non informava. Concludiamo con un messaggio bello che lei può dire a tutti i giovani che non hanno conosciuto questa storia, ma che la conosceranno attraverso i libri e non solo attraverso i libri. Io ai giovani vado molto nelle scuole, fortunatamente ancora in pensione, faccio la cosa per cui sono scappata, per cui ho sfidato mio padre, cioè insegnare, quindi gettare semi, figlia di contadini, io dico getto semi, presso, magari non tutti, però molti germoglieranno e daranno i loro frutti. E vado per far capire che
sta parlando una vittima della pace, una che si è trovata protagonista a suo malgrado, protagonista in una grande scacchiera, cioè assieme ai genitori. La mia storia è emblematica di mille altre storie non raccontate per pudore, per timore, per non far soffrire noi giovani, per la voglia di, sì, sì, di dimenticare il terrore, le cose brutte, perché i nostri si sono rimboccati le maniche per cercare un futuro. Ovunque sono andati hanno cercato di integrarsi, andare senza fare né sit-in, proteste. Il lavoro ha dato la dignità di che gli occhi degli altri non avevano. E lei qui è riuscita a trovare il suo futuro. E io vado a raccontare questo parlando, sì, delle mie sofferenze, la povertà, tutto quanto, però cerco di far capire ai ragazzi che non devono cadere nell'errore di giudicare né fatti né persone da una facciata. Questo è importante. È importante approfondire, sapere, molto spesso la verità ed evitare di giudicare. E di giudicare a priori. Perché, e poi di non cadere nei fanatismi, perché non ci vuole niente. La violenza fa in fretta a dilagare, si espande a macchia d'olio, trovi la persona giusta che sa colpire nelle tue carenze, nelle tue aspettative deluse, nella tua rabbia, e diventi un acolito subito bene. E io volevo solo dire che parlare un messaggio del Museo Egea. Sono felice. Io che ho scritto Memoria Negata, oggi a Fertiglia abbiamo questo Museo Egea che è una luce proprio sulla memoria e che renderà onore a tutti quelli che sono morti lontano. E noi andremo sicuramente. Il nostro esodo si è trattato, è una diaspora con numeri ridotti, ma non sono i numeri che danno valore a una tragedia o alla grandezza degli uomini. Sono le ferite che poi devono essere rimarginate. Però, ecco, onorare queste persone. Abbiamo croci sparpagliate per il mondo intero. E io penso che raccontando la verità si porti onore alla memoria e rispetto a queste persone che hanno saputo mantenere viva la loro italianità a tutti i costi, pagando un prezzo esorbitante. Perché... E poi, ecco, finalmente poter testimoniare, poter raccontare, ci dà anche la possibilità di ribadire che noi abbiamo pagato i danni di guerra. Di quella colpa io non avrà più non digerisco questa colpa della madre patria che ha taciuto e ha lasciato che fossimo in balia di mille giudizi e mille colpe che non avevamo. Bene, grazie signora Marisa per questa bellissima testimonianza. Grazie a voi. Ricordiamo questo libro Memoria Negata che ancora oggi è, sì, sì. 18 viene, anni 18 anni viene 18 letto anni, il libro è preso ad esempio. Fortunato, sì. Tra i tanti elogi, perché ne ha ricevuto, anche se insomma i suoi difetti li ha, ce n'è uno in modo particolare. Una signora che viveva in Svizzera è mancata, però un giorno mi ha detto: io ho letto tanti libri di tutti gli scrittori nostri eccetera, l'anima istriana l'ho trovata nel tuo libro. È bello. L'anima istriana. E con questo concludiamo la carissima signora Marisa questa bellissima testimonianza. Il futuro è sapere come la mobilità sta cambiando e avere auto che guidano da sole per rendere le strade più sicure.
impareremo a condividerle sempre di più per risparmiare tempo e ridurre l'inquinamento del traffico. Auto sempre più tecnologiche che utilizzano energie nuove e alternative insieme a nuovi modi per muoverci ogni giorno. Noi di ACI ci impegniamo da più di 100 anni per accompagnare e aiutare chi sta già guidando e chi lo sta ancora sognando. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita. Immagina, condividi e vivi. San Giuliano, orgoglio di Sardegna. Emiliano Piras, terza generazione della famiglia Piras, settore abbigliamento. Raccontaci la storia di tuo nonno, di tuo padre, poi Emiliano. Che... La storia è lunga. La storia inizia negli anni 30, quando mio nonno, sassarese Doc, decide di trasferire la sua vita nella nostra magnifica Alghero. Nel 1938 esattamente apre la sua prima bottega. Una bottega dove vendeva tessuti, al tempo non esistevano ancora le confezioni, esattamente in Piazza Civica, laddove adesso c'è un tabacchino. Si innamora sempre di più di questa città, poi fa degli investimenti importanti, costruisce la propria abitazione e poi investe ancora nel suo lavoro, al quale teneva tanto. E negli anni 60 acquista un negozio di grandi dimensioni, forse il primo ad Alghero, in via Carlo Alberto. Lo trasforma addirittura in un negozio a due piani, quindi una cosa innovativa dell'epoca, non esistevano negozi a due piani. E da lì inizia proprio una carriera legata al mondo ancora dei tessuti, la vendita dei tessuti e delle prime confezioni. Cioè iniziano a vendersi i primi abiti confezionati dalle imprese nazionali. Nel mentre... Ma i famosi marchi di una volta. Sono iniziano là, i marchi, nel mentre crescono i figli, 9 figli. Il più grande dei figli maschi, Giancarlo, quindi mio padre, decide di seguirlo in questa strada. Per pochi mesi in realtà lavora nella bottega di famiglia e poi decide di aprire una propria attività. Quindi a metà degli anni 60 apre anche Giancarlo il suo primo negozio che si chiama Shop Club, che si trova sempre in via Carlo Alberto, un po' più avanti, dove adesso nel palazzo, chiamiamolo, del dentista Silano. Sì. Via Carlo Alberto, angolo via Gilbert Ferret. Via Gilbert Ferret, bravissimo. Poi da lì continua la sua passione per l'abbigliamento, molta dedizione, molti investimenti sul campo. Apre poi l'Elefante, famoso negozio da bambini, sì, di fronte allo Shop Club. Poi si innamora di una splendida donna che è mia mamma, Maria Aurora, alla quale apre un negozio che si chiamava Il 17. Sì. Il 17, che era un negozio di intimo che si trovava in Largo San Francesco. E poi ancora questa grande passione per l'abbigliamento, lui una persona molto stilosa, elegantissimo, sempre anche adesso, segue le orme quindi del padre e fa un ulteriore passo importante anche lì di innovazione e apre nel 1980 il Point Shop. Dove siamo in questo momento, un negozio anche questo innovativo già dal nome, Point Shop, un nome dirompente, inglese, quindi insomma una vita dedicata al lavoro e soprattutto al campo dell'abbigliamento, grazie al DNA
trasmesso da suo padre Cesare, dal quale tra l'altro prendo il nome anche io. Si chiama Cesare Emiliano. Io mi chiamo come primo Cesare nome Cesare, Cesare Emiliano, e che quindi ha anche lui, anche me stesso, quindi anche io per amore per questo lavoro ho deciso di continuare la tradizione di famiglia. La tradizione di famiglia. Devo essere onesto, è stata una scelta dura perché il mio momento è arrivato in un momento difficile per il commercio. Sai, dopo gli anni 90 c'è stato l'avvento dell'euro, la Bersani, le prime crisi importanti, internet, i centri commerciali, quindi un momento difficile per il settore. Io una volta laureato ho fatto più una scelta di cuore che di lavoro. Sono laureato in legge, avrei potuto fare l'avvocato, ma invece il cuore mi ha portato a continuare questa attività con grandi sacrifici ma anche con grande orgoglio, perché appunto terza generazione di una famiglia che ha creduto molto nella città e nel lavoro del commerciante di abbigliamento. Ecco, nel percorso che tu hai fatto ci sono delle particolarità legate un po' alle attività sportive, perché vogliamo ricordare, lo ricordalo tu Emiliano, che cosa ha combinato tuo padre. Sì, allora, in un certo momento mio padre questa indole di intraprendenza lo portava anche a occuparsi del sociale, di politica, ma anche e soprattutto di sport, e nello specifico soprattutto di pallacanestro, una passione che l'ha visto presidente appunto della società sino agli anni 70 per alcuni decenni, e proprio un po' per onorare questa sua legame passione. Forte, passione sia col basket che con suo padre, ha creato un evento sportivo di fama internazionale, il famoso trofeo Cesare Piras, appunto dedicato e fatto in onore del padre, che portava in città un evento veramente straordinario. Portava in città ogni estate decine e decine di giocatori di Serie A e stranieri che univano la vacanza. Il piacere di fare una vacanza ad Alghero con anche però poi la voglia di trasferire il basket, la conoscenza del basket nella cittadinanza. Un evento veramente che si giocava all'aperto nella palestra via Mazzini, famosa. All'aperto nella palestra famosa ex Giordo, dove c'erano a fianco i magazzini. Certo, i magazzini Giordo, tribune fatte con tubi innocenti, con centinaia di posti, e i giocatori che provenivano... Sempre tutto esaurito, poi era tutto esaurito. Tutto esaurito, giocatori che giocavano nell'asfalto ed erano abituati invece a giocare su altre superfici. Però facciamo la gara ogni anno per venire ad Alghero, che oltre ad essere una magnifica Quanto città... Quanto è durato questo torneo, Emiliano? Guarda, questo torneo ha fatto una ventina di edizioni, quindi per anni questo impegno, che poi era stato anche in qualche maniera preso in carico da tanti altri imprenditori della città, albergatori, ristoratori, negozianti, insomma ogni anno veramente un circo che si muoveva, un evento che probabilmente rimarrà negli annali e che tanti giocatori, ormai ex giocatori, ricordano sempre con affetto, con i quali tra l'altro abbiamo ancora tanti contatti. Un aneddoto, se vuoi, relativamente a questo torneo e per l'importanza che aveva questo torneo, il coach Sacchetti, quindi Meo Sacchetti, quando è venuto ad allenare la Dinamo di Sassari, per caso ci siamo conosciuti, nel momento in cui ci siamo presentati gli ho detto il mio cognome, Emiliano Piras, e lui ha fatto un po' sussultato, Piras, questo cognome l'ho sentito, ma non è che c'entri qualcosa con il torneo che organizzavate ad Alghero? Ho detto no, c'entro molto perché lo organizzava mio padre, il torneo si chiama come me. E lui mi rispose un po' arrabbiato, un po' risentito, dice ma come, ma voi dovete capire che in questo torneo non mi avete mai invitato, io cercavo di trovare tutti i contatti giusti per arrivare a giocare questo torneo, invece non sono stato mai invitato, quindi proprio a testimonianza del fatto che era una manifestazione molto molto seguita, sentita e che ha lasciato il segno nel mondo del basket. Ecco Emiliano, per concludere questa chiacchierata, come vede Emiliano Piras proiettato nei prossimi anni all'interno di Pointy Shop?
hai in mente qualche cosa, oppure stabilmente fermo qui nel confermare l'attività? Allora, io quello che ti posso dire è che questi ragionamamenti li ho fatti spesso. Li ho fatti spesso, soprattutto negli ultimi anni in cui il mondo del commercio un po' si è evoluto e ha avuto proprio un cambiamento radicale. Sono uno realista, so che sarà difficile riuscire a tenere anche per altre tante altre generazioni lo stesso servizio, lo stesso tipo di modo di lavorare che abbiamo ereditato dai nostri nonni e dai nostri padri. Avrei potuto anche fare un salto di qualità da questo punto di vista e cercare di proiettarmi o in spazi diversi, magari fuori dalla città, piuttosto che puntare sul commercio online. Invece io, con un po' di sacrificio devo dire, ma allo stesso tempo con tanto orgoglio, credo che mantenere la tradizione e anche il legame stretto con il tessuto urbano e con il cliente sia gratificante, sia molto importante. Cioè, stiamo cercando di non perdere la tradizionalità del nostro lavoro e quindi il servizio che diamo al cittadino, e magari tralasciando qualche aspetto legato più all'economia del lavoro, che probabilmente sarebbe più facile attraverso un sito online o attraverso lo spostamento dell'attività in grandi centri commerciali. Quindi teniamo duro, certamente delle innovazioni le facciamo in continuazione, soprattutto dal punto di vista dell'offerta, però una cosa è certa, noi cerchiamo di mantenere la tradizione, il servizio, il contatto umano, e la gente fino ad oggi ci ha premiato per questo e speriamo che anche nel futuro ci segua. Poi non so se dopo di me la generazione che seguirà farà lo stesso lavoro, sarà difficile, però insomma proviamo a trasmettere anche noi questo tipo di emozione, di sentimentalismo, che però poi dovrà fare anche chiaramente il paio con quello che è la realtà, che è il mondo del lavoro. Grazie Emiliano. Grazie a te Raniero, è sempre un piacere vederti. San Giuliano, orgoglio di Sardegna. L'arte di preparare dolci è molto più che sapere eseguire ricette alla perfezione. È un vero e proprio gesto d'amore. Delicious. Lunch bar, ristorante, pizzeria, panetteria, pasticceria. L'azienda che ho scelto per i miei infissi e serramenti è Itabita. Ho immaginato la mia casa e insieme ai tecnici l'ho progettata e condivisa. Itabita, immagina, condividi e vivi. Franco Carosino, presidente della Lega Navale Italiana e membro del consiglio di amministrazione del consorzio del porto di Alghero. La Lega Navale, come si sviluppa? La Lega Navale è diffusa in tutta Italia, ci sono circa 250 tra sezioni e delegazioni. Le delegazioni sono quelle che nascono, insomma, si nasce come delegazione, poi si diventa sezione una volta che si raggiunge un certo numero di soci. La nostra sezione più o meno ha circa 200 soci, che non sono sempre gli stessi, perché di anno in anno c'è un certo rinnovamento, e anche qua ad Alghero ovviamente svolge quelle attività che sono un po' diverse da quelle del solito circolo nautico. La nostra è un ente di attività sportiva, di vela soprattutto. Attività sportive, soprattutto veristiche, ma in altre sezioni anche il canottaggio, il kayak, altre discipline sportive che hanno a che fare con il mare. È un'associazione anche riconosciuta come di pubblico interesse, anche riconosciuta come associazione di protezione ambientale, quindi
tra le tante attività c'è anche quella. Noi ad Alghero siamo una sezione di velisti, siamo affiliati alla FIVA, la Federazione Italiana Vela. Ogni anno organizziamo un campionato sociale, in particolare il Vento dell'Alghero, che quest'anno è arrivato alla sua 10ª edizione. Siamo riusciti a farlo anche l'anno scorso, nonostante il Covid. Purtroppo anche quest'anno dovremmo tagliare qualche regata, perché pare che solo dai primi di luglio ci sia il benestare del CUNI per queste manifestazioni, diciamo, minori. Il nostro campionato sociale, anche se lo apriamo a tutti gli appassionati di vela. Qui ad Alghero vengono a fare queste regate anche dai vicini porti. Tra le tante regate c'è la classica Alghero Bos Alghero, che si svolge a settembre. Ormai questa è una regata che ormai ha tanta storia alle spalle, consolidata, quindi anche quest'anno non mancheremo di farla. Dopodiché organizziamo sempre per conto della FIV, per esempio, il circuito zonale di G24, che anche quest'anno farà tappa ad Alghero. È una delle gare inserita anche nel calendario nazionale, quindi non sarà improbabile che a novembre vedremo, insomma, qualche equipaggio continentale che verrà appunto a regattare qui da noi. Dopodiché le nostre attività sono quelle della scuola vela per i bambini, soprattutto per i ragazzi più giovani, nel periodo estivo noi la facciamo soprattutto. E poi una cosa non meno importante è il nostro impegno sul piano sociale. Per esempio, in questo periodo stiamo facendo con l'associazione DEFO, che ha sede a Sassari, stiamo accogliendo in barca i portatori diversamente abili, tanti ragazzini che hanno problemi di vario genere, accompagnati ovviamente dagli operatori del centro, dai loro genitori, e li stiamo accogliendo in barca, li facciamo passare una giornata diversa, diciamo. Questa è una delle tante attività. Ogni anno, per esempio, organizziamo anche un battesimo del mare per persone adulti o meno adulti, quindi anche ragazzi che non si sono mai approcciati al diporto nautico. Noi facciamo anche tutti questi nuovi soci, ovviamente accogliamo nuovi soci e li battezziamo, quindi facciamo un breve corso di iniziazione alla vela. Ripartiamo da dove ci avevamo lasciati, l'avventura di Annina, la barca di vela latina che ha partecipato a Sciacca a una regata favolosa. È stata una bella avventura, ovviamente, perché in Sicilia bisogna anche arrivarci. E ovviamente questa barca, che al suo peso non ci è andata per via mare, o meglio, via mare è andata via mare, ma su un traghetto. Poi è stata rimorchiata ovviamente fino a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove appunto a giugno si sono svolti questi campionati italiani, 15esimi campionati italiani appunto di vela latina. La partecipazione ha visto barche provenienti da soprattutto le regioni meridionali, quelle un po' più vicine. Trasferire queste barche è sempre un po' difficoltoso, ma c'erano ben due barche di Alghero, oltre a Nina, anche la barca Ishdar, il gozzo algherese dell'amico Maciocco. È andata bene, non avevamo particolari aspettative da un punto di vista sportivo, ma avevamo soprattutto l'idea di partecipare con questo gozzo che abbiamo recuperato e che senza, diciamo, l'apporto dei nostri soci sicuramente sarebbe andato perso. Un gozzo algherese costruito più di 100 anni fa, quindi con una notevole importanza storica. Noi sì, ci preme anche il discorso agonistico, le regate, ma quello che ci preme di più è recuperare, consolidare e, come dire, trasmettere anche a chi verrà quelli che sono i valori legati a questa tradizione marinara, che ovviamente soprattutto qui ad Alghero era molto forte e quindi molto importante. Ad Alghero abbiamo avuto anche i primi di settembre delle regate sulla vela latina. Sì, il nostro impegno continua e continuato, perché dopo queste regate in cui si è appunto, come dire, regattato per il titolo di campione italiano, abbiamo noi organizzato qua ad Alghero il 3, 4 e 5 settembre scorsi il campionato zonale, il campionato regionale di vela latina, a cui tra l'altro hanno partecipato come ospiti anche diversi equipaggi, diverse barche, tre barche venute appunto dalla Campania e dalla Calabria. Questa forza che la Lega Navale sta mettendo
su questo focus che sta mettendo sulla vela latina. Sicuramente darà un ampio respiro oltre a quelle che sono state e che sono la scuola vela tradizionale. Ecco, avete intenzione di promuovere anche dei corsi di vela sulla vela latina? Noi vorremmo tanto, disponiamo oltre a questa barca Annina, che ripeto ha un valore un po' particolare, ma oltre ad Annina ci sono diverse barche appartenenti ai nostri soci e vorremmo tutte metterle in campo proprio per cercare di riavvicinare i giovani soprattutto. Perché... Soprattutto i giovani a questa, ripeto, questo vecchio modo di andare per mare, insomma la tecnica non è esattamente la stessa, ovviamente sono armi particolari e quindi presuppongono conoscenze e pratiche diverse da quelle della normale andare a vela con i cabinati, piccoli o grandi che siano, o con le derive, anche se ovviamente i presupposti sono ovviamente gli stessi. Noi abbiamo senz'altro intenzione di coinvolgere, partendo dalle scuole, tra l'altro è un nostro, come dire, compito istituzionale della Lega, collaborare con le istituzioni scolastiche, e quindi abbiamo dei programmi proprio riferibili alla vela latina. Vorremmo far lezione ai ragazzi in maniera tale che non si perdano queste tradizioni, ma che ci siano sempre appassionati, nuovi appassionati. Oggi il problema, oggi come oggi, è quello di barche che purtroppo vengono perse perché fare le manutenzioni costa tanto e quindi sempre più armatori, insomma, non riescono a trovare il tempo e le energie e i soldi necessari per curarsi di queste barche, ma soprattutto stiamo perdendo un po' gli appassionati. Se normalmente in queste barche, in queste regatte, vediamo che l'età media è, insomma, come dire, un pochettino alta. Ci si diverte tanto, sono appassionatissimi, però vorremmo appunto tra i nostri soci prima di tutto, ma tra le giovani generazioni di Alghero in particolare, quindi tra gli studenti delle nostre scuole superiori, direi, perché insomma è anche un po' impegnativa da un punto di vista fisico la vela latina, per cui sicuramente non è adatta ai più piccoli, però tra i ragazzi vorremmo appunto, come dire, seminare con la speranza che appunto questo patrimonio grandissimo, culturale, storico, abbia un seguito. Un appello, un grido ai giovani per avvicinarsi alla vela. Noi siamo qua. Oggi, in questo momento, c'è un gruppo di liceali a bordo dei nostri J24 che sta facendo lezione di scuola vela. Noi siamo qua aperti a tutte le istituzioni scolastiche, non solo di Alghero, ma di tutto il territorio limitrofo, sempre per appunto cercare di avvicinare i giovani non solo alla vela, più in generale al mare. Al mare a 360 gradi, noi ci occupiamo anche, vorremmo occuparci anche un po' di ambiente o perlomeno di educazione ambientale, il mare spesso è un po' bistrattato. E quindi siamo assolutamente aperti ad ogni forma di collaborazione con le scuole. Lo cerchiamo noi, ma ci aspettiamo anche che le scuole cerchino noi, insomma. Anche in Sardegna, in tutte le province, supermercati Vivo, vicini alla gente, e Vivo Mio, la bottega del fresco. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Una delle affezioni cutanee un po' diffuse e col quale il dermatologo viene costantemente a contatto sono le verruche. Le verruche sono delle infezioni virali che hanno una predilezione per la pelle e per le mucose. Possono colpire qualsiasi parte del corpo e quando interessano le zone genitali vengono chiamate condilomi. I virus responsabili sono i papillomavirus. Esistono circa 50 tipi di papillomavirus responsabili di diverse patologie dermatologiche. Le verruche assumono aspetto differente a seconda della zona dove sono interessate, per esempio sono piane a livello del viso, nodulari, rilevate, le cosiddette verruche volgari sul dorso delle mani, più incassate, squamo crostoso a livello palmo-plantare. Quando colpiscono le zone periungueali sono piuttosto dolorose.
Il contagio del virus può avvenire in maniera diretta o indiretta, in maniera diretta attraverso due individui, oppure attraverso lo stesso individuo che si trasporta il virus da una parte all'altra del corpo, oppure in maniera indiretta mediante il contatto con oggetti contaminati. Non è necessario per il contagio del sangue, ma sono favoriti dal microtraumi. Un'altra delle condizioni che favorisce il contatto è la riduzione delle difese immunitarie e gli ambienti caldo o umidi. Un discorso a parte meritano i condilomi che vengono considerate delle affezioni sessualmente trasmesse, addirittura sono la prima causa di infezioni sessualmente trasmesse nei ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Per quanto riguarda i trattamenti, sono molteplici, esistono sia delle creme che delle lozioni da applicare a domicilio, ma spesso non sono sufficienti, per cui si ricorre a trattamenti fisici, in particolare la crioterapia con azoto liquido, ma soprattutto la laser terapia. Uso utili a mio avviso anche gli integratori che rinforzano le difese immunitarie. Non ti scordar di me è una coproduzione Media Web Channel e San Giuliano, orgoglio di Sardegna. De Chelius Fulz, Nefete Aeroplans, Municas, Balchettas, Fruchets, Gabians, il Zera Garazza al venti era prugia, pena fe polze de fu furugia. Chi bel che sa stati veura nel sela che gli anuvura, una spessia de vel, prenda l'uvol, e a sparì con pencant, senza dascià buiti rimpiant. Che vaggi on ti vol, mirante, panzate, tancanti il carash da sburiate, che brinchi, rurori, che bagli tambè, sapel di contenta nel sel dell'alghè. Che vaggi on ti vol, ripit, iedit, sagnanta ma un lapis, ludia benait. Non ti scordar di me. Settima puntata. La ricetta. Giovanni Fancello. Parco divertimenti Matterland. Luciano e Corrado Marengo. Storia dell'arte. Franca Carta. Il musicista. Massimo Russino. Consorzio del Porto Presidente Yacht Club Alghero. Pierpaolo Carta.